Welcome back, Gargiulia, e bentornati ad un nuovo video incredibile, epico, straordinario, ma che dico, leggendario video recensione dell'SMT Airsoft. Come avrete capito, oggi parleremo del Chris Vector della Crytek, modello elettrico. Un grande saluto a Diego che ci ha permesso di recensire questa piccola e grande chicca. Vi lascio il link in descrizione del Camp Phoenix, andate nello shop, andate a vedere quante tante altre belle cose ha nel suo catalogo. E non solo allo shop, ha anche un campo da soft air molto urban, con delle casette. Andate a vedere, tutto in descrizione. Torniamo a noi. Beh, che dire di questa replica? Personalmente la trovo straordinaria, già solo ad imbracciarla si sente che è solida, non ci sono parti che ballano o scricchiolano. Come nella controparte reale, i gusci e il calcio sono realizzati in polimero rinforzato, ma soprattutto la replica è in scala 1:1, quindi dove nella realtà troviamo i polimeri e le parti metalliche, le troviamo anche qui. L'unica differenza è lo spegnifiamma, che è lo spegnifiamma Trident della Crytek, che utilizzano anche negli altri loro modelli. Partiamo dall'esterno. Sulla parte frontale inferiore troviamo la slitta Picatinny, che è fissa. Sia sul lato destro sia sul lato sinistro ci sono i due fori per installare la slitta, sempre Picatinny, data in dotazione, ce n'è solo una. Poco più indietro, sul lato sinistro, troviamo la leva d'armamento, che ha il solo scopo di aprire lo sportello dell'OPAP, che si trova sul lato destro. Sportello che, volendo, lo si può aprire e chiudere da solo con le dita, senza bisogno di attivare la leva di armamento. L'OPAP è incredibilmente preciso. Alla Crytek hanno deciso di adottare una regolazione tramite questa ghiera circolare numerata. Adesso non so il nome esatto, però comunque funziona benissimo. A fianco alla leva d'armamento troviamo il tasto del bolt catcher, che ha solo la funzione d'estetica, siccome questa replica non c'è il sistema di bolt catch. Sulla parte superiore troviamo la slitta principale, su tutta la lunghezza della replica, sempre Picatinny, dove sono installate le sue tacche di mira in metallo. In questo caso il proprietario della replica del Vector le ha tolte perché voleva installare questo piccolo gancio per la cinghia, e quindi poi vabbè ha deciso di toglierle completamente. Comunque sono le originali Defiance, non so come si pronunci esattamente, comunque sono abbattibili, regolabili ovviamente in alzata e in deriva, e hanno un profilo molto basso quando sono chiuse per evitare di ostruire al minimo la visuale, quando appunto si usa un sistema di puntamento alternativo, come in questo caso. Il calcio del Vector è un calcio pieghevole o abbattibile, chiamatelo come preferite, sul lato destro, e può essere regolato in lunghezza per altri 2-3 cm tramite queste due viti a brugola sul pad finale. Quindi questo sul pad finale andrà a spostarsi avanti e indietro. Inoltre qui sotto, nella parte inferiore della prima parte del calcio, troviamo un gancio in metallo per il trasporto della cinghia, per agganciarci, per installare la cinghia. Il Vector è una piattaforma ambidestra, ciò significa che può essere utilizzato sia da destrosi che da mancini. Infatti i selettori per il fuoco e per la sicura li troviamo in entrambi i lati, ad eccezione del tasto per lo sgancio del caricatore, che si trova solo sul lato sinistro. Il caricatore è un monofilare da 95 colpi con tutti i loghi originali ed è realizzato anche lui in polimero rinforzato, quindi molto molto leggero, e nella confezione ne troverete due. Tornando alla questione selettori, ci sono tre modalità di fuoco: singolo, due colpi e la raffica. Il selettore di fuoco è facilmente raggiungibile con il pollice se si imbraccia la replica in questo modo. Se si utilizza una qualsiasi grip, come in questo caso, bisogna o staccare le mani o comunque allungarsi indietro in maniera, diciamo, non consona, non naturale. Questa situazione non vale per la sicura, che si trova esattamente sopra il grilletto, quindi comodissima. Piccola chicca: quando si inserisce la sicura c'è il rilascio della molla in automatico per evitare che appunto la molla rimanga in tensione.
Il vano batteria si trova all'interno della grip del grilletto e come lunghezza massima per le batterie LiPo vi consiglio di non superare i 10-11 cm e non troppo cicciotte. Per accedere al vano batteria basta tirare indietro questa linguetta e viene fuori appunto il tappo dove si può accedere al vano batteria. Ma la grandezza di questa replica non è solo l'esterno, non è solo l'estetica, ma anche quello che c'è dentro. La Crytek ha progettato un gearbox ovviamente dedicato e full metal ovviamente dalle alte prestazioni. Vi sembrerà strano? Perché comunque qua lo spazio è quello che è questo. E qua c'è subito la canna e qua c'è l'op-up. Ma la maggior parte delle componenti interne ovviamente del gearbox sono quelle standard di un gearbox versione 2, di un M4 per intenderci, ad eccezione di della testa del pistone, dell'asta spingi pallino e del guidamolla. Il guidamolla può essere estratto perché il Vector ha l'estrazione rapida della molla, quindi basta estrarre questi due perni da solo facendo un po' di pressione e viene fuori un blocco col guidamolla. Ora vi elenco velocemente qualche dato tecnico del Chris Vector della Crytek. Il gearbox, appunto come vi dicevo, full metal dedicato con boccole da 8 mm, l'albero che si trova qui sopra rovesciato verso il basso, un po' in diagonale, è un motore ad albero corto, la canna interna è da 6,05 da 155 mm, la canna esterna invece è da 14 cm con il filetto per appunto lo spegnifiamma o un silenziatore da 14 mm negativo. La lunghezza da chiuso si aggira sui 44-45 cm e con calcio aperto invece 66-67. Il peso è sui 2,6 kg. Ragazzi, questo è un mostro di replica, ve la consiglio da matti. Come vi ho detto prima, se volete sapere dove acquistarla vi lascio il link in descrizione del Camp Phoenix. Un grande saluto a Diego, e ripeto, grazie per averci dato questa possibilità, questa bellissima chicca. L'unica pecca, possiamo dire, del Chris Vector, se la voglio trovare, diciamo, è il prezzo di vendita. Ok, si aggira sui 500-550, non è proprio economica, però vi assicuro che se avete intenzione di spenderli, beh, ne vale veramente la pena. Sono soldi, ma soldi ben spesi se amate questa piattaforma, perché, ultimo ma non per quello meno importante, il Vector possiede un grilletto elettronico con centralina MOSFET integrata, qui c'è proprio tutta la centralina qui sopra e anche un pezzo anche nel gearbox se non erro. Questo fa sì che la replica abbia delle performance grandiose, singolo molto reattivo e raffica molto veloce, come nella controparte reale, tra l'altro. Quindi ragazzi, fucile solidissimo, bilanciato, esteticamente perfetto con i loghi originali, centralina, il gearbox già all'interno ha delle componenti altissime, di alte prestazioni, quindi il costo ne vale veramente la pena. Lasciate un pollice in su se vi è piaciuto questo video, condividetelo, commentate qui sotto che ne pensate e qualsiasi altra cosa vogliate. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ricordatevi di seguirci anche su Instagram. Da M è tutto e a settimana prossima con un incredibile video. Non vi spoilerò niente a meno che non mi seguiate appunto su Instagram. Ciao Gargiulli, stay hungry, stay bitter!